Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del mio canale, qui Alessio che vi parla. Oggi unboxing davvero molto interessante che effettivamente unisce due delle mie più grandi passioni, ovvero il mondo dei videogiochi con quello dei giochi da tavola. Ma prima di iniziare con il video di oggi vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere attivi sui prossimi video che a breve arriveranno. Ma senza dilungarci troppo, oggi ho il piacere di unboxare per voi la versione Pandemic di World of Warcraft. Eccoci qui con la bellissima scatola con un'illustrazione mastodontica nella parte frontale. Le dimensioni sono 30x25x5,5 cm di spessore. Qua troviamo la scritta World of Warcraft Wrath of the Lich King, mentre nella parte posteriore abbiamo una scritta nella parte superiore, poi una grandissima immagine del contenuto della scatola, lo specchietto del contenuto della scatola, indicazioni per numero giocatori e media partita. Sbustando veloce veloce, la prima cosa che troviamo aprendo la scatola è ovviamente il manuale. Questo è un regolamento di 11 pagine, nemmeno così numeroso, e posso anche indicarvi che è davvero molto semplice da imparare, grazie a un suo compatto ben scritto, con tantissime illustrazioni e molti esempi esplicativi, che vi toglierà qualsiasi dubbio sia nel setup che nelle regole del gioco. Qui troviamo elementi da defustellare in cartone, che sono poi cose che dovremmo applicare sopra la plancia centrale di gioco. E questa è proprio la mappa centrale, dove noi andremo a affrontare tutto il nostro gioco all'interno, con numerosi punti di interesse, le varie missioni, l'indicatore del flagello e le innumerevoli città che compongono questa mappa. Qua abbiamo tantissime carte, sono esattamente 63 carte eroe, che sono poi suddivise in 8 carte dell'ascesa del flagello, le 3 roccaforti e le 9 carte di compensa, tutte con bellissime illustrazioni, anche carte telate, che sono sempre ben accette. Qui ci sono tante schede, che sono suddivise in schede missioni e poi le varie schede dei personaggi, degli eroi che andiamo a utilizzare. Una cosa molto interessante è che nella parte posteriore c'è il background del personaggio. Qua abbiamo due sacchettini di miniature, di piccole e medie, che sono presenti in questo caso gli abomini. Qua ci sono alcuni dati e gli indicatori di salute da porre poi al di sotto delle schede personaggio, e qua un sacchettino con le miniature degli eroi. Questi qua sono eroi molto conosciuti nell'ambiente di World of Warcraft, quindi da Thrall, da Tyrion, da Sylvanas, eccetera, eccetera, per poi culminare con la miniatura del Lich King, dove faccio un segreto, è uno dei miei personaggi preferiti di questa saga, e avere questa bella miniatura anche da poterla dipingere è davvero molto entusiasmante. E dopo l'unboxing, ecco, ritornati qui per parlare proprio un paio di minutini per quanto riguarda questo bel titolino. La recensione completa e la spiegazione del gioco arriveranno a breve con altri video. Qua vi illustrerò proprio due cosine contate per quanto riguarda i contenuti della scatola e qualche impressione mia personale. Allora, il gioco è davvero molto interessante perché unisce uno dei capitoli più importanti della saga di World of Warcraft, ovvero Wrath of the Lich King, all'interno del sistema Pandemic, che per chi non lo conoscesse è una fortunata collezione di giochi da tavola a tema ovviamente pandemico, che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé. È un titolo da 1 a 5 giocatori, della media partita di 1-2 orette, quindi comunque è un gioco bello sostanzioso, che riprende le meccaniche di Pandemic e le trasporta all'universo di World of Warcraft. In questo capitolo specifico, nell'universo del Lich King, quindi la seconda espansione di World of Warcraft, che riprende l'ambientazione di quella specifica edizione. Qui ovviamente dovremmo affrontare il Lich King con tutte le sue orde di non morti, ghoul, eccetera, eccetera, e ovviamente dovremmo impersonificare i personaggi più classici e anche più famosi della saga di World of Warcraft. I materiali sono molto belli, cominciando appunto dalle carte che sono telate, ci sono delle bellissime illustrazioni al suo interno. Poi abbiamo delle miniature di dimensioni piccole e medie, anche questo molto belle, anche quelle piccoline sono molto dettagliate, e poi quelle dei personaggi principali sono veramente uno spettacolo per gli occhi. Per non parlare della miniatura dei Lich King, che è veramente una delle cose che più io adoro. Non vedo l'ora di dipingerle, ragazzi, queste saranno spettacolari. Per quanto riguarda il sistema di gioco, è davvero molto fluido, basta
pochi giri per poter capire subito il titolo. Il titolo non fa della sua facilità il cavallo di battaglia. Vi ricordo che questo fa parte della saga di Pandemic, che è un gioco sempre molto ostico, quindi anche qua non ci smentiamo. Quella difficoltà ritrovo qualche cosina in più per quanto riguarda le varie meccaniche, perché qua hanno aggiunto anche la questione delle quest, che bisogna completarle per poi affrontare il raid finale contro gli Lich King, cose che riprendono perfettamente tutte le varie ambientazioni, luoghi e anche i vari personaggi che noi abbiamo affrontato e conosciamo all'interno di questo universo. Il gioco ovviamente schiaccia l'occhietto non solamente per i giocatori di Pandemic, ma soprattutto per i giocatori di World of Warcraft, che hanno apprezzato tantissimo, come esempio sottoscritto, l'edizione del Lich King, che personalmente la reputo una forse delle migliori espansioni di World of Warcraft. Ovviamente chi ha una conoscenza di questo universo videoludico ha ovviamente una marcia in più, perché ci sono luoghi conosciuti con i nomi tipici, anzi anche qui forse la questione dei nomi è un pochettino, diciamo, turbolenta, perché io ho sempre giocato la versione inglese e qui trovare a volte delle città tradotte in italiano ancora mi fa un certo effetto, ma comunque nulla di così terrificante da non poter giocare ovviamente a questo titolo. Io lo consiglio soprattutto a tutti coloro che amano giochi con la sfida bella tosta, quindi questo è un titolo molto tosto, e che soprattutto conoscono i due universi. Poi, se ovviamente siete conoscenti di Pandemic o conoscenti di World of Warcraft, potete dare ovviamente una chance a uno degli aspetti che non conoscete. Un titolo che rigiocarlo è ovviamente sempre diverso, quindi comunque ha una grandissima longevità e che vi terrà ovviamente con il fiato sul collo per quanto riguarda tutto quello che succede durante la partita. Io con questo ringrazio per la visione di questa puntata, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, condividere il video se ovviamente questo vi è piaciuto e lasciarmi un like, che a me fa sempre tanto piacere. Vi ringrazio ancora per la visione e alla prossima. Ciao ragazzi!